che la partita l'ha fatta Varese nel ritmo, nella conduzione dei temi della partita, è mancato proprio l'ultimo pezzo per chiuderlo. Guarda, una grandissima delusione, perché siamo stati avanti 39 minuti e mezzo. Eravamo sopra di, adesso non mi ricordo, 9-10, anche inizio terzo quarto, dopo loro sono tornati sotto, però voglio dire, la partita l'abbiamo fatta praticamente sempre noi, loro ci hanno sorpassato con quei tre tiri liberi a 30, non so, 40 secondi della fine. È una delusione, perché purtroppo siamo arrivati fino a qua, abbiamo fatto una gran partita, perché noi abbiamo fatto una gran partita. Però non è bastato, c'è mancato, come dicevi tu, l'ultimo guizzo, diciamo. Loro sono stati bravi a approfittarsi di questo, purtroppo ha vinto loro. Sono forse mancate un pochino le gambe nel finale, soprattutto quando loro sono rientrati negli ultimi 10 minuti. Beh, loro sono una squadra che difende fortissimo. Più che le gambe, forse, non so, ci è mancato un pizzico di esperienza in più, forse quello è stato più che le gambe, perché abbiamo giocato per 39 minuti il nostro basket, siamo stati sempre avanti, siamo stati bravissimi, e poi alla fine, all'ultimo minuto, ci hanno sorpassato. Forse sì, ci è mancato un pizzico di esperienza. Alla fine comunque la squadra ha avuto grande merito per tutto quello che è stato quest'anno, di far riscoprire a Varese il gusto dell'Europa, riportare 500-600 persone a questa finale. Questo è un merito agli ultimi 5 minuti innegabili. Beh, sì, noi siamo stati bravi anche oggi, noi siamo stati bravi anche oggi, solo che purtroppo siamo stati bravi per 39 minuti e non per 40. Quindi è andata così, però sicuramente abbiamo un po' riportato l'entusiasmo. Era meglio, diciamo, se vincevamo era ancora meglio. Purtroppo è andata così, adesso cerchiamo di guardare avanti, è dura, perché comunque fa male. Però, insomma, guardiamo avanti adesso.